Ciao. Allora ragazzi, faccio una premessa importante. Ieri ho avuto la mia festa e sono totalmente senza voce. Però cercherò di farvi capire chi sono oggi. Sono Nico Rossi, ho partecipato al Collegio 3 nel 1968 e sono una persona molto riflessiva. Penso, credo. Ecco. Che carina. Eccoci qua, Team Olivieri, con un nuovissimo video insieme alla fantastica Nicole Rossi. Fantastica, l'ha detto lei, non mi ci Io sento. Lo dico, lo penso e anche voi lo pensate sicuramente. Wow. Comunque, prima di iniziare il video vi chiedo di lasciare almeno 20.000 mi piace per questo bellissimo video, sono stracontenta di registrarlo. C'è Steven che ci fa segnali da dietro. Adoro. E quindi niente, oggi scopriremo qualcosa in più di Nicole perché andremo a rispondere alle domande che ci avete fatto su Instagram. Voi. Nicole, con la tua poca voce, come mai hai voluto fare il collegio e perché hai l'iniziativa di cambiare il mondo? Innanzitutto vorrei far notare il collegio con 2G. Ma perché è più potenziato? Ragazzi, si scrive con una G il collegio. Il collegio. Allora, ho voluto fare il collegio perché la mia vita era monotona e il collegio era una possibilità di fare un'esperienza fuori dal normale. Era quella possibilità di usare la macchina del tempo di cui parlano in tanti film e vedere chi saresti stato una volta. Poi il 68, ragazzi, è una data rivoluzionaria, quindi diciamo che non sono stata io a cambiare il mondo lì dentro, ma è stata la data in sé. Io ho semplicemente seguito le orde della data del 68. E sul perché ho l'iniziativa di cambiare il mondo, perché ha bisogno di essere cambiato, quindi cambiate sempre il mondo, il vostro mondo. E però parlando di cambiare mondo, come è cambiato il tuo dopo l'esperienza del collegio? Allora, il mio mondo personale non è cambiato per nulla, la realtà fuori sì, il collegio ti espone a una media di città altissima, quindi ti fermano per strada, ti chiamano idolo e apparentemente non hai fatto nulla per esserlo, sei stata solo te stessa ed è strano, è una responsabilità. Perché ti devi confrontare con dei ragazzi piccoli e devi dargli un, non esempio, però devi dargli delle iniziative, dei contenuti. Quindi è cambiato tutto e niente, ragazzi, la realtà è che sono solo più stressata, ecco. No, io apprezzo molto il modo in cui comunque tu stai rimanendo te stessa, però con la consapevolezza appunto che devi mantenere un buon esempio per i ragazzini. Perché devi. Alla fine guardano e vengono influenzati. Sì. Ah, i social ti mangiano se non gli dai un limite. I social diventano il tuo mondo se non ti ricordi dove vivi. Allora, com'è stato abbandonare le tue adorate treccine? Perché come sapete nel collegio Nicole ha dovuto abbandonare la sua bellissima chioma di capelli. Grigia, sì. Che mi dicono tutti che assomiglia a Moscio. Regà, era un capolavoro. Poi mi si stavano rovinando. E io un'interpretazione proprio... Turbante con la capa. Quella treccina perché non sapevo dove sono. Ragazzi, le sue imitazioni le ho adorate perché sono state educate, costruttive e simpatiche. Difficile perché comunque dopo 2 mesi quelli erano i miei capelli. E io diciamo che ho un problema con i miei capelli al naturale, come saprete se mi seguite su Instagram. Il mio fisico l'ho accettato. Ho imparato da... Quindi niente, mi è dispiaciuto, ma sapevo che uscita da lì. Infatti, sono le treccine lunghe un metro. Sì, però queste erano in realtà il torcione che avevo ieri per fare fritare. E sciogliendole sono queste. Allora, com'è nata la tua passione per l'arte e come fai a essere bellissima? Allora, ragazzi, dopo gli insulti. Bellissima, io mi ci sento, non lo so se lo sono effettivamente, ma si vede. Ma l'importante è sentircisi, quindi come fai a essere bellissima? Sentiti bellissima e fidati che lo sarai anche agli occhi degli altri. E per quanto riguarda come fai a essere intelligente, non so se lo sono, sono una ragazzina, però cerco di informarmi. E la mia passione nell'arte è nata da una necessità di comunicare, perché le parole non arrivano dopo un po', dove arrivano gli sguardi, dove arrivano i gesti, dove arrivano i disegni, quindi l'arte è una comunicazione. Però, ciò che trasmette secondo me è l'arte. Ah, il collegio è recitato, mezzo recitato o è vero? Questa intervista è mezza recitata o è vera? Io la trovo vera, verissima. È tutto vero, ragazzi, io non accetterei mai di fare qualcosa che non è. Ora che la conosco, già prima si vedeva che era una persona molto spontanea, però vi dico, Nicole è proprio così come la vedete, anche se la conosco da anche lei, anche lei così come la vedete. Yeah. Però ragazzi è tutto assolutamente vero e proprio questo lo rende un programma speciale perché è tutto real, cioè non mettono mano su nulla, è un docu reality, già la parola vi indica che è tutto assolutamente vero. Siete stati accontentati finalmente. Basta, non me la fate più. Fine, basta. Hai un animale? Sì, ho un cane, si chiama Blacky, è nera, adesso ha 9 anni. Che bello, io sai che ho preso un cagnolino l'altro giorno?
nonni l'hanno preso. Sì, mi sa che ho visto le stories. Io guarda, mi sono messa a piangere quando l'ho visto, veramente. Quando sono cuccioli sono tenerissimi. Io ho una fissa per i bulldog francesi, regalatemi un bulldog francese. Quando difendi le persone e ricevi risposte arroganti, come fai a stare così calma? Rifletti che le mani le usavano i primitivi. Adesso serve l'uso forbito della pilla. Quindi mi tranquillizzo, conto fino a 10. Come vi siete conosciute tu ed Eleonora? Allora, io e lei ci siamo conosciute tramite Instagram in realtà. Ho scoperto che mi seguiva e che aveva apprezzato le mie melodie, quindi questa cosa mi ha fatto molto piacere. Le ho anche scritto e mi ha risposto. Ma ragazzi, perché io sono scemo, io non li leggo. No, ma neanche io. Come viene l'ispirazione divina e dico, guardo se Nicole mi ha scritto, se no niente, non me ne accorgo. Comunque ho apprezzato molto il fatto che le fosse tutta la parodia ed è una ragazza che sa stare al gioco. Secondo me capire l'ironia è sinonimo veramente di grande intelligenza. L'ironia, non la maleducazione. Lei fa ironia e la fa benissimo. E infatti le ho scritto perché volevo fare i complimenti, io mi ero divertita. Se qualcuno quando era in collegio aveva una cotta per qualcun altro. Qualcuno quando era... l'avete viste? Diciamo gli inciuci che si erano creati erano un po' fra Jennifer e William. E fra Giulia e Mattia, se mi pare basta, vero Este? Mi pare basta. E Stefan si è innamorato di tutti voi, ragazzi. Oh. C'è Stefan qui. Dio, Stefan, quanto è bello. Appare. Ciao. Viene... Ciao. Ciao. Quindi niente, sì, si erano create solo queste due coppie, tra virgolette, in realtà. Lo sapete che io ho perso la connessione del tempo, quando ho visto le puntate non mi ricordo più che arco di periodo fosse. Ma però in realtà è finita. Sì. Ti dico. Si vogliono tanto bene, però è finita. Non erano tipi proprio compatibili, diciamo così. E invece parlando di cotte, relazioni e amore, parlami un po' del tuo fidanzato e della tua famiglia, che rapporto c'è con loro? Allora, con la mia famiglia, mia madre è una persona che stimo da morire perché lei mi ha fatto praticamente alla mia età e ha avuto il coraggio comunque di tenere una gravidanza. Assolutamente. Poi ha fatto altre due figlie che sono le mie due sorelline gemelle, tipo Fazzini, yes. E poi si è laureata con tre figlie, quindi per questo e tante altre cose la stimo da impazzire. Anche mio padre perché ha accettato di fare lavori che non gli piacevano per mantenere la famiglia insieme a mia madre. Cioè lui ha accettato di portare i bagagli per un sacco di anni in aeroporto, ora ha tutti i dolori della schiena. Ha fatto lavori che ha sempre odiato per noi, ma non per farci sopravvivere, per farci avere a tavola da mangiare, per farci viaggiare e farci esplorare il mondo. Quindi li stimo tanto. Poi con mio padre ci litigo sempre, però lo stimo molto. E invece il mio ragazzo... Io ero una farfallona, cioè a me piaceva divertirmi, non ero una da relazioni. Poi ho conosciuto Riccardo e piano piano ho scoperto anche che fosse molto intelligente e molto maturo e lì mi ha fregato. E non ho potuto fare a meno di instaurare qualcosa di profondo con lui perché è veramente una persona intensa e che mi ha aiutato. È vero, quando ti innamori sul serio capisci che ne vale la pena di impegnarsi, di rischiare anche giovani, ne vale la pena. Quindi ragazzi, divertitevi se trovate una persona che avete una relazione malata, lasciate perdere perché siete giovani, belli e dovete avere una vita davanti per sposarvi e instaurare relazioni. Ma se trovate la persona giusta non ve la lasciate scappare. Con chi è legato di più al collegio e chi meno? Allora, alla domanda con chi meno, sì, preferisco evitare, anche perché i litigi che ci sono stati li avete visti tutti, cioè hanno messo tutto, regà, non hanno tagliato praticamente nulla. Però alla fine abbiamo vissuto un'esperienza molto intensa, molto profonda, quindi è inevitabile che tutti andiamo d'accordo alla fine. Le mie persone preferite sono Jennifer e Stefan, che è qui a filarci. Adesso a fare. Vieni qui, diciamo, con chi abbiamo legato di più in collegio, urlalo. Jennifer, amore nostro. Noi due. È una persona meravigliosa. Poi si è Jennifer. Creato un bel gruppo che oggi chiameremo Loser Lover Club, in cui sono presenti William, Alice, Elia, Esteban, Jennifer, Riccardo, li ha detto tutti. Sì, amore perdenti? La Bea. Loser Lover? Non è sì. Proprio per te, spiegalo una, tu. Sì, è un concetto particolare. Praticamente io ce l'ho da sempre, no? Perché alle elementari mi facevano sentire molto quella sfigatella. Perché come ho parlato su Instagram, portavo sempre le treccine, le pippi calze lunghe, oppure le lentiggini. Ero sempre raffreddata e portavo l'apparecchio. E quindi mi sentivo molto perdente, anche perché non capivo cosa volessero da me gli altri, fino a quando non mi sono risposta che non mi deve interessare cosa vogliono da me gli altri. E quindi ho capito questo, ragazzi, che
se voi vi sentite perdenti, sappiate che non lo siete. Siete solo persone diverse, più strane dalla massa. Ed è per questo anche che è nato questo tatuaggio mio e di William. Per ricordarci che non siamo perdenti, ma siamo persone che sanno amare. Hai già risposto a una delle domande? Che era, hai dei tatuaggi? Sì. Quali? Allora, spogliare la diretta. Ho inquadrato bene. E poi ho questo, ecco. Ora vorrei scrivermi isolamente qui. Bello. Siamo qua una cosa. Sì, certo. Volentieri. Ci hanno fermato. Ci hanno arrestato. C'è. Allora, l'esperienza del collegio con le tre parole. Dio, ma io ci devo pensare. Agetto così a sentimento. Nuovo, intenso. Posso dire due parole insieme in una? Solitudine e gruppo. Perché ho avuto entrambi. È vero, è vero. Infatti, una delle domande è: come ti sei sentita quando hai rischiato di essere espulso dal collegio? Ok, allora quello è stato un momento molto intenso. Da un lato ero terrorizzata, dall'altro ho avuto un pieno momento di solitudine che non avevo da tanto, soprattutto stando in gruppo. Erano 20 ragazzi, dormivamo insieme, in cui ho potuto davvero riflettere su quella che era stata fino ad allora la mia esperienza. Ed è stato un bel momento di riflessione. Ho scritto anche molte lettere mentre ero lì. Quando è il tuo compleanno? Il mio compleanno è stato ieri, 30 marzo. Ragazzi, ho fatto 18 anni. Oh, yes. 18 anni. Cambieranno un po' di cose, effettivamente. Oddio. Io ti dico, ho avuto un ribaltamento da così. Non me lo dire. Cioè, raga, io sono solo che dopo 18 anni fai così e ce n'hai 20. Fai così e ce n'hai 30. No, no, Dio, non ci pensare così. Viene l'asma. No, però parlami un po' del compleanno. Come mai hai deciso di fare il tema attori, attrici, fino agli anni 90? Allora, ero artisti, quindi erano sia attori che pittori che cantanti fino agli anni 90, perché in realtà la festa è tutta artistica. L'ho svolta in una galleria d'arte dove c'era un'esposizione dei miei quadri, della mia famiglia e dei ragazzi che hanno vinto Skill Contest. E naturalmente c'erano anche i quadri di Stefano. Quindi è stata una vera e propria mostra. Aspettiamo però che arriva. Poi ve li faccio vedere. Oh, yes. Però con il clima festaiolo, e all'interno c'è una lotta di colori che ho fatto, dove però lei ha fatto l'influencer con i sondaggi, e c'era il karaoke di sottofondo, e c'era questo box dove i ragazzi potevano entrare e dipingere un soggetto che volevano, e poi c'era un vincitore alla fine che aveva deciso il sondaggio di Instagram che avrebbe fatto l'influencer di loro. È stata una festa social ma artistica, no? È stata social, però comunque molto familiare, cioè ti dico, io ho partecipato a un po' di eventi, youtuber, personaggi famosi, ieri mi sono stata a casa, cioè non ho sentito la presenza del social. Io avevo paura, perché comunque noi ci siamo viste ieri, No, io mi sono trovata benissimo, ti dico. Allora, Nicole, hai mai pensato che grazie al tuo talento potresti entrare nel mondo della moda? Ciao caro. Oddio, quale talento? Vestire. Beh, secondo me tu hai un grande stile. Grazie, mi fa piacere. Il mondo della moda è bellissimo se lo fai da livelli artistici. I grandi stilisti sono degli artisti a tutti gli effetti, però non è il mio. Lavorassi nell'alta moda, secondo me è un modo fantastico. Andrei, non sono 1,80 m, sono bassa, sono 1,63 m, ve lo dico oggi e qui lo nego. Il club delle nonette. Devo. Io ancora più piccola. Dei tacchi. Nicole, qual è la tua materia preferita? Allora, vorrei rispondere filosofia, ma io la faccio molto a livello di studio, quindi non mi fa impazzire. Cioè, la filosofia in generale mi piace, ma come la faccio a scuola, no. Mi piace molto l'italiano e storia dell'arte. Anch'io, un sacco. L'italiano è una delle poche lezioni che riesco a scrivere. Sì, l'italiano perché mi piace mi ispira. Molto. Sì, legge le poesie, stupenda. È bellissimo. Altra domandina carina. Cibo preferito? Io non so rispondere. Per esempio, ho due cose. Gli hamburger, sono malata di hamburger, e la carbonara al tartufo. Adoro. La fa il nonno del mio ragazzo, perché ha un ristorante a 3 stelle. Sì, ragazzi, andate al ristorante a 3 stelle del mio ragazzo. Assolutamente. Quanti accaduti non ripresi dalla videocamera al collegio? Ragazzi, quello che avete visto è tutto ciò che dovete vedere. Non c'è niente di rilevante. Allora, qui ci sono belle sorprese. Io ho la fortuna di non aver nessuna. Allora, qua ci sono due domande che possono essere lette assieme. Che mestiere ti piacerebbe fare dopo gli studi e qual è il suo sogno in cassetto? Mischiamo. Allora, io vi dico che per me i sogni sono sempre stati obiettivi. Se tu sogni senza agire, rimangono sogni. Devi agire e devi darti da fare, devi farti un bel mazzo così e forse arrivi a qualche risultato. Forse. Sono d'accordo. Non sopporto la frase agire. Ragazzi, quello che vorrei fare, e vi chiedo di prenderlo seriamente, perché quando esci da una trasmissione tutti si sentono a tutti.
hai fatto reality, non c'entra niente con la recitazione, perché è un mestiere, un signor mestiere, e tutti vogliono fare gli attori. Però io anche prima del programma facevo teatro e ho sempre quello del dover improvvisare di fretta se a qualcuno manca qualcosa, quello di gruppo. Quindi ragazzi, quello che vorrei fare è l'attrice e vorrei studiare anche regia. Quindi dopo i miei studi sì, vorrei prendere una delle due direzioni e comunque continuerò in privato una devo scegliere ancora quale prendere in maniera professionale e quale studiare privatamente. Sicuro studierò tutto. Magari entrambe, prima sì, una poi l'altra. Prima una poi l'altra. Io non nasco come voler interpretare ruoli, quindi nasco come attrice. Però la regia mi piace molto, mi affascina da impazzire, perché la regia personale è tanta roba. Ma poi dimostri chi sei. Sì, guarda Tarantino. Cioè Tarantino qualunque film fa lo riconosci, lo capisci. Perché è il suo stile, sì. Va bene, io concluderei con questa domanda. Il collegio è un'esperienza da rifare? Ragazzi, il collegio è un'esperienza da fare. Fare e rifare 100.000 volte, perché ti lascia davvero qualcosa. Anche solo non avere l'ansia di dover rispondere ai messaggi, del dover rendere conto a tutti quelli che ti scrivono su Instagram. Già quello da... Io ero senza ansia. Respiravo sopra le montagne aria pulita. È stato bellissimo. Dovrebbero farlo tutti al di fuori delle tre. Io assolutamente lo consiglio, ci metto la firma. È vero. Penso anch'io che staccarsi in generale il collegio è un buon mezzo per poterlo sì, fare, ma staccarsi. Stacchi dalla tua vita e hai la possibilità di metterti in gioco. Vero. Va bene, grazie Nicole, fatti abbracciare anche così al lavoro. È stata una bellissima esperienza. Anche per me sono molto contenta. Per cui vi chiediamo di lasciare un bel mi piace, magari di commentare dicendoci una vostra opinione riguardo a quante domande che abbiamo risposto. Vieni, bello Stefan. Grazie, c'è Stefano.